Federico da Monte, siamo al termine della partita col Masone, vinta per 3-2 fuori casa con un tuo gol nei tempi supplementari. L'ultima volta che ci siamo visti rientravi da un grandissimo infortunio. Come ha detto il mister, tutti contenti per questo gol perché hai fatto veramente un gran lavoro quest'anno per recuperare dal tuo infortunio e oggi direi che sei stato ampiamente ripagato. Raccontaci la partita, Dom. Allora, la partita è stata una battaglia, nel vero senso della parola, campo pesante e noi non siamo abituati a questi campi qua, però penso abbiamo espresso il nostro gioco nonostante le difficoltà. Peccato che ci ha rimontato comunque nel finale, sempre dobbiamo un po' migliorare questa cosa qua, essere un po' più concentrati, ma il 3-2 è stata la ciliegina sulla torta, per me è stata una goduria assurda, nel vero senso della parola, perché penso di meritarmi e sono emozionato, è stato bello festeggiare con tutti i miei compagni che sono corsi ad abbracciarmi, con i tifosi aggrappati alle ringhiere, no, bello. E non ti nascondo che hai fatto emozionare anche noi in tribuna, perché al mister abbiamo visto che è scesa una lacrimuccia anche a lui sul tuo gol. Vuoi fare una dedica a Federico? La dedica è per me, per il mister, per i compagni, per i tifosi e per te, Marco. E niente, sono contentissimo adesso a parlare. Le parole sono poche perché mi voglio godere proprio il momento. È proprio giusto che te la godi, Fede. Sono un po' in difficoltà a parlare perché sono emozionato. Guarda, è andata benissimo. Viva e alla prossima. Ciao, Fede.